Un saluto a tutti. Questo è il secondo video dedicato alla Valmalenco, Vicemonte Pizzoscalino, e si riferisce questo servizio alla famosa, chiamata da noi, salita ponte. Come vedete, è una salita, diciamo, che si fa normalmente trekking, una camminata, che arriva fino a un ponte, il quale, eccolo qui, pare, dicono che esseri alieni ci passino sotto provenienti da Pizzoscalino e si riversano nel paese. Allora, questa è la prima nostra foto fatta da... Eccola lì. Noi abbiamo fotografato tantissimi orbs e qualcos'altro di cui poi parlerò. Qua nel fiume sembra che non ci sia nulla, invece all'analisi grafica successiva, ecco, si vede qualche cosa di particolare che non fa chiaramente parte dello sfondo. Anche qui, come vedete, ci sono delle particolarità. Guardate bene, ora si ingrandiscono. Queste sono forme energetiche che l'occhio umano non ha visto, ma ha visto l'obiettivo fotografico che è imparziale. Qui questo particolare ho voluto ingrandirlo e farlo vedere perché vedete, ecco, c'è qualcosa di diverso dal solito, è solo che d'analisi. Poi abbiamo quest'altra foto, dato un po' di elaborazione, dandoci elaborazione, ingrandendo, sembra che ci sia qualcosa lì a destra, non si sa bene cosa. Qui questo raggio che vedete non appartiene a nulla di normale perché è un raggio particolare e a sinistra vedete che ci sono delle forme nebbiose che l'obiettivo ha visto ma l'occhio umano non ha visto perché non c'era alcunché di nebbia e qui ho voluto sottolinearlo e indicarvelo. Poi ecco qua, anche qui l'obiettivo fotografico è stato ingannato di nuovo e si è visto questa forma nebbiosa. Facendo manipolazione al filtro si nota che c'è una forma, vedete lì, che emerge verticale, chissà, energetica. Qui siamo, ci sono io con la Maria e quell'albero, all'analisi di nuovo successiva, ha mostrato qualcosa di diverso, che non fa parte del territorio boschivo. Guardate. Anche in questa foto compare un errore falso dell'obiettivo fotografico in quanto c'è una specie di nebbia che lui rileva e l'occhio umano no, filtrando la quale viene fuori quest'altra forma particolare di masse. Vedete in basso cosa c'è? E c'è sempre il rosa di mezzo, specie di nebbiolina di tipo rosa. Altra foto analoga, stessa nebbiolina, l'obiettivo viene di nuovo ingannato, vede quello che vede lui, l'occhio umano no. Guardate, illuminando cosa succede, c'è di nuovo delle masse particolari in fondo, in basso. Ora, successiva fotografia, vediamo, ecco qua. Questo è il famoso ponte, dove in fondo a destra ci sono io con una lampada ultravioletta 100 LED che cerca di beccare qualcosa di non convenzionale, non visibile a occhio umano, come si insegna nel paranormale. Sotto il pilone di questo ponte, dove andiamo spesso a fare foto, è stato ripreso questo da un nostro amico. Guardate, inutile dire che è uno di loro. Questa è un'altra foto fatta di sera sul fiume. Ci sono foto fatte lungo questo fiume che manifestano qualcosa che non fa parte praticamente dello sfondo degli alberi, vedete? Questa è una forma, diciamo, orb in movimento, sempre su questa salita ponte. Guardate, qui si vede molto bene. Anche qui c'è una manifestazione di vari orbs che adesso vedrete ingranditi, segnati con frecce rosse e anche ingranditi in modo da poterli visionare. Eccoli qua. Uno è qua, altri meno importanti non sono stati visualizzati. Anche qui c'è qualcosa di altro, vedete? Sembrerebbe che ci sia poco e niente, invece poi andando a ingrandire altri due orbs.
Ovviamente non è pulviscolo, perché tra l'altro era piovoso quel giorno, quindi il pulviscolo non viaggia per aria con la polvere. Questa è Maria che se ne sta sotto il ponte a gironzolare e questo è un orb che non ha visto, ma l'obiettivo fotografico ha rilevato. Anche questa è di nuovo Maria che ha un orb bello a fianco. Adesso lo ingrandirò così vedrete che altro che pulviscolo, è un'altra roba. E ne parliamo sempre e spesso di questa manifestazione diversa dal solito. Questo è il sottoponte, anche qui vari orbs singolarmente, eccoli qua, indicati con le frecce, piccolini, qualcuno più importante l'ho ingrandito. Ecco qua, guardate, l'occhio non vede, l'obiettivo sì. Guardate bene cosa c'è davanti a voi. Queste sono forme di qualche esistenza diversa dalla nostra, senz'altro. Loro si manifestano come vogliono a seconda delle frequenze a cui noi siamo, diciamo, connessi. Altro orb. Adesso eccolo qua, ingrandito. Guardate quanto è bello. Eccolo là. Questo è un altro, ennesimo. Adesso la successiva foto ne fa vedere uno spettacolare, unico, luminosissimo. L'ho processato in varie maniere per vedere se capitava di vedere qualcosa dentro. Guardate bene e appare, secondo noi, qualche forma differente dal previsto. Guardatela bene dentro, guardate. Questo è l'originale ingrandito. Molto luminoso, bellissimo. Successivamente, facendo un po' di filtraggio dell'immagine, guardate, ecco, a noi ci sembra che compaia un capo, la testa di qualche cosa. Il video che segue sta a far vedere cosa le nostre alien hunters, chiamiamole così, hanno rilevato passare a fianco allo sguardo, da un lato. Fatto il video, abbiamo visto delle forme particolare di orbs che andavano in tutte le direzioni. A voi la visione. Ecco qui è stato detto di fare un video a seguito di quella visione di orbs che giravano. Guardate qua, guardate questo, vedete come è passato veloce? Adesso c'è un rallentato che fa vedere esattamente, vedete come va? Ricordo che pioveva, la pioggia va dall'alto verso il basso, questo non è una goccia d'acqua, a prescindere. C'è un doppio rallentamento per far vedere bene la come andava questa luce orb. Eccola lì di nuovo, una luce che va verso l'alto velocemente. Ora viene ripresa, eccola lì. Quello che abbiamo rilevato non è nulla di UFO alienico, però in quella zona c'è tanta energia che si manifesta in maniera diversa da quello che noi potremmo prevedere. Anzi, in questo caso abbiamo trovato una certa negatività. Questo dovuto al rilevamento su due o tre foto che erano importanti e sono state cancellate, come al solito. Quando sono troppo importanti, riescono a cancellare dal telefonino e dalle fotocamere. Era stata da un telefonino S3, anzi S5 Samsung, c'erano tre foto con degli esseri non tanto belli che vicino a alberi. Il trasferimento di questi file nel computer è stato negativo perché sono dal telefonino. Recentemente mi è stata cancellata letteralmente una cartella con forse 500-600 foto di cui avevo già visionato alcune ed erano molto molto interessanti. Cancellata
cartella nella microcamera distrutta, inservibile, il che non è normale dal punto di vista tecnologico, ma loro lo fanno e hanno fatto questo e altro anche in altre occasioni. Concludo questo video e la mia storia su Valmalenco raccontando, anzi non raccontando, dicendo che mi è stato riferito da due parti diverse di persone che non si conoscono di non andarci più lì. Un mio amico che ha contatti particolari dalla Liguria mi ha detto: Beppe, mi hanno detto che non ci devi andare più. E io gli ho detto: ma chi? I tuoi amici? Sì. E come fanno a saperlo che io vado lì? Lo sanno, lo sanno. E gli do fastidio? Sì, vogliono essere lasciati in pace. Ma ha detto anche: sono armati, ci sono problemi, c'è tanta negatività e hanno da fare. E non vogliono che si vanno a intromettere persone come noi negli loro problemi, affari da risolvere. Dall'altra parte è anche la stessa cosa. Lì c'è delle cose che non funzionano, c'è negatività e io ho deciso di non andarci più. Con questo vi saluto. Ciao.